iniziato una cura di qualità che ci ha portato a questi livelli. L'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo De Carolis, la chiama la Cura Atlantia, il percorso di rilancio iniziato 5 anni fa dello scalo intercontinentale di Fiumicino, più di 40 milioni di passeggeri all'anno, e del secondo scalo della capitale, quello di Ciampino, che ha portato i due aeroporti a incassare l'ok dell'associazione CODACONS per quanto concerne la qualità del sistema di parcheggi. Un sistema che non riguarda solo il servizio ai viaggiatori, sottolinea il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che con il comune che amministra partecipa alla gestione del servizio. Il sistema che tra l'altro in una parte gestiamo noi come amministrazione comunale insieme a ADR per il funzionamento complessivo e per evitare che si creino ingorghi, si creano situazioni di disagio proprio a ridosso dell'autostazione. L'attestato di qualità giunge dopo un esame che incrocia le osservazioni degli ispettori Codacons con le risposte ai questionari somministrati agli utenti. Al Tiburtino è stato inaugurato un nuovo